Allora, ci sta Goldie Roger, che dovrebbe essere il re dei pirati. Oppure stava diventando re. Insomma, è diventato molto potente, che viene preso, giustiziato, però prima di morire dice: esiste un tesoro. E tutti: vabbè, sti cazzi, siamo pirati. No, però è un tesoro grande. E vabbè, sti cazzi. Avete presente il tesoro più grande del mondo? Una cosa che proprio... la madonna! Cioè, con questo ci campo non io, mio figlio, mio nipote. Ecco, una roba esagerata. E quindi viene ammazzato tutti quanti. Bella! Facciamo tutti quanti pirati. Skip di... 10, 20, tra i 10 e i 20 anni. E arriva il protagonista, Rubber, nell'adattamento italiano. Lui si chiama Luffy. Però ci sono poi quelli che vogliono la pronuncia giapponese, quindi Luffy, capello di paglia, ambulanza, che è tipo un ventenne, anche lui tra i 15 e i 20 anni, che vuole diventare il re dei pirati. Che vuol dire... non lo so, tipo che... comandi i pirati, penso. Capita in una nave a caso, incontra un ragazzino con i capelli viola e, se non sbaglio, c'è anche tipo Nami, ladra, però soltanto tipo ci sono, ma non è ancora il momento del mio personaggio, e quindi ci vedremo nelle prossime puntate. Credo. Vabbè, salva il bambino che stava nella nave, dà un cazzottone alla piratessa gigante con i suoi superpoteri, perché nel mondo di One Piece ci sono i frutti del diavolo. Cosa sono i frutti del diavolo? Frutti... non credo del diavolo, che danno i poteri. Luffy ha mangiato il frutto Gam Gam, che permette di allungare il braccio, tutto, è fatto di gomma. È tipo, è Mr. Fantastic. Anche se ho sentito che adesso non è più... quello alla fine. Bello tutto, prende il ragazzino piccolino così e va in un'altra isola, dove incontra il primo effettivo personaggio della ciurma, Zoro, che vuole diventare lo spadaccino più forte del mondo. Anche questa è una nomina? Non lo so, sono tutte cose che si autoproclamano. Rete pirati, spadaccino più forte del mondo. Ok, stava tipo crocifisso, se non sbaglio. Era tipo, vabbè, lo salvano, via da un'altra parte. Usopp, c'è prima Nami o Usopp? No, Nami c'era già. Non è vero. Vanno in quest'isola, c'è questo tipo con naso lungo che è bravo a tirare le cose con le... come si chiama quella roba là che fa la fionda. Qual è il suo sogno nel cassetto? Diventare un eroe, diventare un avventuriero, un eroe famoso in tutto il mondo. Niente, se non sbaglio, in quell'isola c'era anche l'amica di infanzia di Usopp, e si vogliono tanto bene, sono innamorati. Però lei, che è tipo ammalata, credo, sta, è anche ricca. Poi c'è uno scontrone con dei tipi, con un tipo che c'aveva tipo le spade, delle cose che gli uscivano dalle mani. Mi ricordo questo nella sigla. Insomma, alla fine hanno una nave, perché la nave c'è la Going Merry. C'è la Going Merry. La Going Merry, se non sbaglio, gliela dà proprio la ragazza. La Going Merry è della ragazza di Usopp. Mi viene... cazzo, è vero. Non è di Rubber. Ogni tanto mi uscirà Rubber. Sono cresciuto chiamandolo così. Bello, ciurma fatta. Il ragazzino. Ragazzino di capelli viola, che fine fa? Non c'è più il ragazzino. Lui voleva diventare un tipo forte della marina, se non sbaglio, ma è rimasto a terra con, credo, la... Incontriamo l'isola di Nami. Nami, che è quando si guarda in avanti, però ti anticipa. Un'anticipazione, Dio sa. Nami c'ha una sorella, quanto pare una vita tristissima. C'è quella scena famosissima, Luffy che mette il capello di paglia sopra Nami che sta piangendo. E ci stanno i uomini pesce cattivi che stanno facendo male alla mia isola. Io sono costretta ad essere ladra, anche se non è tanto vero, perché lei è un po' stronza. Vabbè, cazzottone bellissimo all'uomo pesce cattivo dell'isola di Nami. Non mi ricordo perché stesse lì, sinceramente. Qual è il sogno di Nami? Fare la cartografa, e voleva fare la mappa di tutto il cazzo di mondo. Figo. Ecco, questo è effettivamente un sogno che comprendo. Non è una nomina. Questa è: voglio fare la cartografa, voglio la mappa più figa del mondo. E nel frattempo fotto i soldi agli altri. Quindi abbiamo Luffy, Zoro, Nami, il cuoco, altra isola, altro coso che non mi ricordo. Come ci sta Sanji? Cosa vuole Sanji? Vuole... voleva andare nel Grande Blu. Che cos'è il Grande Blu? È tipo una zona dell'oceano che non è stata esplorata, o sì, è stata esplorata, ma è tipo non si sa niente, perché il mondo di One Piece è tipo una sfera, tutte isolette, e poi ci sta la linea, dove è tipo a livelli di un videogioco. Ci sono le isolette facili, le isolette difficili, e poi c'è il mondo che non conosce nessuno. Ricordo. E niente, Sanji è tipo quello più figo di tutta la ciurma, ed è anche l'unico che a quanto pare ha un minimo voglia di figa. Vuoi diventare una forma? Vuoi diventare la ciurma? No. Perché? Perché sto lavorando. Che cazzo volete? La storia di Sanji è tristissima. Era stato trovato dallo chef del locale in cui lavora. È affamato, piccolino. E lui si taglia una gamba di nascosto, gliela fa mangiare a Sanji.
fuma sempre, Sanji, ti dà dei calci molto 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 forti. Se non sbaglio, però, nello stesso arco narrativo di Sanji arriva anche lo spadaccino effettivamente più forte del mondo, che è questo qui che c'ha una croce gigante. Zoro fa: cazzo, ti voglio combattere, cazzo vuoi fare, sei un nabbo di merda, muori bastardo. Infatti ci fa una figa di merda. Prossima isola, Chopper. Chopper è una renna. Chopper è una renna che però ha mangiato un frutto del diavolo e si può trasformare in essere umano e può parlare con gli esseri umani. Però per questo, se non sbaglio, è stato cacciato dalla sua stessa specie e ovviamente non trova posto neanche dagli esseri umani perché è una renna. Vuol fare il dottore. Il suo sogno è fare il dottore, che già fa. Vuole aiutare i prossimi. Il suo sogno è vuole aiutare i prossimi. Credo. O forse voleva fare una medicina tipo contro il cancro. Ma scena tristissima del padre adottivo che gli ha fatto da maestro e ha una malattia che muore. E poi ci stanno questi petali bellissimi che guarisce tutta l'isola innevata. Cos'è? Vuoi far parte della ciurma? Va bene. Adesso ci abbiamo il capitano, ci abbiamo Zoro, ci abbiamo il cuoco, ci abbiamo la cartografa, ci abbiamo il medico. E inizio a non ricordarmi più un granché. Vanno ad Alabasta. Che cos'è? Alabasta è quest'isola tutta sabbiosa dove incontrano la principessa Bibi, che è questa qui con i capelli blu. Qual è il problema di quest'isola? Non me lo ricordo. Tipo che era stata cacciata. Era stata. Non stava più al governo perché c'era stato un colpo di stato. Credo. Però la cosa fondamentale di quest'arco narrativo è che si incontrano due personaggi: il fratello di Luffy, perché sì, Luffy c'è un fratello, e comparirà lì. E quando muore, fine. Poi ci fanno anche un'intera saga flashback per farti empatizzare con la morte del... Non mi è mai fregato niente di Ace. Ma cosa fondamentale, incontrano Boa Hancock. No, ho detto una cazzata, come si chiama lei? Nico Robin, che è questa linguista, archeologa, che vuole leggere tutti i poneglyph. Ecco, qui inizia la lore importante di One Piece. E cosa sono i poneglyph? Sono questi glifi, questi cosi di marmo gigante, di pietra, dove ci sono scritte delle... C'è un progetto per costruire l'arma di distruzione totale ancestrale. C'è un'arma ancestrale. Cos'è questa arma ancestrale? C'è un vuoto di lasso di tempo che non si conosce della storia umana, dove praticamente ci sta la... Non si sa un cazzo. Però c'era a quanto pare una tecnologia così talmente avanzata che si sono probabilmente estinti da soli, tipo quello che stiamo per fare noi tra... qualche mese, probabilmente. Lo scopo di Nico Robin è quello di trovare tutti i poneglyph, di leggerli, tradurli e a quanto pare fare l'arma di distruzione di massa. Che poi non è detto che sia l'arma di distruzione di massa, magari una roba che fa bene. Vabbè, c'è una scena molto commovente, se non sbaglio, con tutti il gruppo che aveva fatto amicizia con Bibi, che se ne vanno sollevando il braccio con il simbolo X per dire: ci ricorderemo sempre della nostra amicizia. E tutti di spalle, la principessa Bibi che piange dietro, che fa e niente, finisce l'arco narrativo con lo scontro di Crocodile, quello col sigaro, giusto? Si chiama. Dove Rubber fa proprio a pugnoni esagerati. Scopre che l'unico modo per sconfiggere un uomo che riesce a controllare la sabbia è umidire la sabbia. Noto che One Piece prende a piene mani da Marvel e DC. Fatto, posto, ci abbiamo tutta la crew. A un certo punto finiscono nell'isola nel cielo. No, prima dell'isola del cielo c'è un tipo, una cascata gigante. Proprio lì incontrano una balenottera piccolina che è... non è piccolina, quello del flashback. In realtà è gigante, proprio è enorme, con delle cicatrici tutte in testa, perché a quanto pare stava aspettando il ritorno dei suoi amici, perché sbatteva continuamente la testa contro il muro. Lovon, si chiamava Lovon. Questa cosa non è molto importante, ma lo diventerà. Perché? Perché poi arriverà un altro personaggio che conosceva Lovon. Comunque, scoprono che c'è un'isola nel cielo, Skypea. Cazzo, mi ricordo ancora i numeri. Come si arriva a Skypea? Non mi ricordo minimamente come facciano. Se non sbaglio fanno tipo saltano con la nave, volano... Arrivano a Skypea. A Skypea ci sta questo tizio che si chiama letteralmente Enel. Eneru. Però i giapponesi non sanno di la L, quindi tecnicamente si chiama Enel, gas e luce. Che è Eminem, picchia forte tutti quanti. Sono in questa specie di isola fluttuante. Tutti devono sottostare al suo dominio. Però all'improvviso cosa succede? Che Rubber si cazza come al solito. Prende il pugnone e fa Gum Gum Golden Rival. Fa un pugnone esagerato. Sfonda Enel, sfonda la campana d'oro.
oro che simboleggia che Skypea esiste perché c'era della gente che non ci credeva, però lui sbatte tutti quanti. Sì, è vero, noi sì, noi siamo liberi, esistiamo. E via verso nuove avventure. Dopo Skypea c'è a Venezia. C'è Venezia. Forse dei filler, ci sono dei filler. Vanno a Venezia, Water 7 si chiama, forse Water 7 è un'altra. Venezia, è ispirato a Venezia. Lì incontrano chi? Il futuro meccanico della ciurma, Frankie, che è ispirato a Jim Carrey in Ace Ventura. E lui è proprio Paropa, che fa super e inizia a... Prima era cattivo, non mi ricordo perché fosse cattivo. Era a capo di una banda di... Nico Robin viene rapita. Lascia una lettera. Non mi cercate, in realtà vi odio, non è vero. Sono soltanto una causa persa. Lasciatemi perdere. E Rubber, che stava tipo incastrato così tra due. Non mi ricordo come ci fosse. Tipo, mi pare che rimanga un bel po' di episodi bloccato tra due pareti di un edificio. Perché aveva fatto il coglione. Se lo sono tolti di mezzo in questa maniera. Gli dicono: guarda che Robin è stata rapita. Oh, merda! E spacca tutto quanto. E vanno tutti quanti verso Nico Robin, che è stata rapita dalla CP9. La CP9 cos'è? La CP9 è un'organizzazione paramilitare governativa Illuminati. Perché Nico Robin è stata rapita? Perché lei apparteneva a un'isola di bibliotecari che dove scrivevano le cose. Però il governo fa: no, come ti permetti tu adesso a dire agli altri cosa succedeva? Non mettere il naso in affari che non ti riguardano. Noi vi ammazziamo tutti quanti. E lei è diventata tipo la criminale numero uno ed è scappata per tutti questi anni perché è rimasta viva e non doveva rimanere viva. Scena mozzafiato, io voglio vivere! E allora ci sta Rubber che fa: Sogeking, brucia la bandiera del governo, con piacere. Il mio nome è Sogeking, dice che sono re, pom, e sfonda la bandiera del governo. Avete appena dichiarato guerra al governo. Rubber tipo: sì, è quello che voglio, vi spaccio il culo, basta. Sogeking chi era? In realtà in quella importantissimo Usopp, che è incazzatissimo perché la Going Merry sta morendo, non ce la fa più, poverina. Cioè l'hanno fatta qualunque cosa, salita, caduta dal cielo, sfondata, proprio una roba incredibile. È andata, che cazzo, dopo un po'. Però è stata talmente amata, perché c'è questa cosa nel mondo di One Piece, che se una nave viene talmente amata da chi la governa, chi ci abita, chi fa i pirati, sviluppa un'anima. E quindi Usopp, che è quello che faceva il carpentiere essenzialmente, è un po' un tutto fare. Usopp che cazzo fa nella ciurma? Ed è incazzatissimo perché tutti gli altri gli dicono: non ce la facciamo più, dobbiamo cambiare nave, come vi permettete di tradire? E se ne vanno tutti. Però non prima di una bella lotta, proprio bella tra Luffy e Usopp. Luffy che palesemente sta lasciando un po' correre, perché se vuole fa... muore. Bellissima quella scena, perché Usopp che tenta di tutto, riesce addirittura a far sanguinare, a grondare sangue a Luffy, e tutti sopra la nave fanno: no, non potete, triste, mi commuovo. Però noi invece, che siamo assetati di sangue da dietro lo schermo, facciamo: sì, questa cosa è figa, questa cosa è figa. E niente, si separano lì. Però Usopp è coglione, torna sotto mentite spoglie da Sogeking con questa maschera, dice: sono un supereroe che vuole aiutare la gente. E Rubber fa: fighissimo. Ah, e c'è anche Frankie, che si è unito a loro perché gli sta sul cazzo. Sta gente gli sta sul cazzo. Scontrone epico con tutta la CP9. E addirittura Luffy fa: sai una cosa? Ho sviluppato un nuovo potere. E mi ricordo che già all'epoca dissi: a cazzo di cane proprio. Fa il Gear Second. Che cos'è Gear Second? A quanto pare, frutto del diavolo, che gli permette di avere il corpo di gomma, in realtà sviluppa anche calore. E quindi, ripensando al plot twist che ho sentito da poco negli ultimi giorni sul fatto del frutto del diavolo, che io penso è proprio tirata fuori dal culo. Bellissimo. Gear Second Jet Pistol, che poi nel doppiaggio italiano è la prima volta che usano i termini inglesi, quindi cazzo durissimo, bello, sfondano tutti quanti, fanno la torre della CP9 e distruggono tutti questi qui che hanno il potere Zozo, che gli permette di diventare degli animali. Scontrone epico finale con il Lucci, si chiama Lucci contro appunto Luffy. Poi fa un cazzo, è vero, però poi ti faccio il Gear Third, pallone d'ossa, diventa sta cazzo di braccione enorme, pugnone enorme, e
vittoria, ce l'abbiamo fatta. Si scappa, però c'era Dio la Going Merry. Arriva la Going Merry, però la nave non ce la fa più, poverina. Fanno un funerale vichingo, mettono una torcia sopra la nave, questa fa... E poi all'improvviso tutti sentono parlare la nave. È stato bello viaggiare con voi tutti quanti. Ho delle emozioni. Luffy che fa: non è vero, sono stato una merda. Era tutto il tempo che facevo i cazzi miei e ti sbandavo dovunque. E poi vabbè, fiamme, cose, Going Merry che piange, loro piangono, io che piangevo al bagno. Nuova nave, è fighissima, è tipo un hotel a 5 stelle, enorme, troppo grande per una ciurma di 6 componenti, diciamoci. Chiaramente è veramente una cosa vistosa, è un po' pacchiana. Non mi stupirebbe se diventasse un Megazord. Perfetto, Brook, che a quanto pare è un pirata che ha mangiato il frutto della vita eterna, essenzialmente. Gli è andata un po' di sfiga perché è resuscitato però senza il corpo. L'anima è tornata, però lui aveva già lo scheletro e quindi è andata male. Vi ricordate quando parlavo di Lovon? Ecco, essenzialmente Lovon era amica della ciurma di Brook e gli avevano promesso: torneremo da te, Lovon. Poi hanno fatto una fine bruttissima perché non erano abbastanza potenti. È andata male. Te scena tristissima con Brook che piange. Prima il trio, poi il duo, adesso una solo. Prima suonavano e poi morivano. E lui rimaneva da solo nella nave e poi morì. È una scena. Che succede? Entrano nell'isola dei non morti. Sono zombie. Arrivano nell'isola dei zombie. Qua ci sono vicissitudini strane. Si fanno nuovi alleati. Picchiano male il cattivo di turno che voleva le anime, gli spiriti di tutti quanti. E Rubber tipo si prende tutte le anime e diventa questa cosa gigante con l'eyeliner fino a qua. È grossissimo. E fa pugnoni esageri. Erati con chi? No, prima c'era questo gigante enorme con le corna rosso che aveva, se non sbaglio, l'anima di Luffy. Com'è che è successa questa cosa? Vabbè, non importa. Facevano esperimenti, collegavano i pezzi di corpo e è uscita questa cosa gigante. Viene sconfitto anche il nemico. Attenzione però, perché dietro tutto questo ambaradam c'era anche il governo. Nel senso, c'è stato il governo che controllava, credo. E c'è l'Orso Bartolomeo. Chi è Orso Bartolomeo? È un tipo del governo che legge la Bibbia. Pare che c'è scritto Bible. Credo che legga la Bibbia. Che succede? Ci sta momento in cui c'è Luffy che sta essenzialmente morendo da una parte, sono tutti spaventati, poi ci sta Zoro che fa: per favore aiuta il mio capitano, e l'Orso Bartolomeo gli dice: ok, però tu ti pigli tutti i danni automatici del tuo capitano. Va bene, non importa. C'è una scena bellissima con lui tutto insanguinato e Sanji: cos'è successo? Lui: cos'è successo? Non è successo niente. Si goda tantissimo. Nuovo membro nella ciurma. Adesso siamo Luffy, Nami, Franky, Sanji, Zoro, Chopper e Brook, siamo 7. Quindi, niente, finisce che si dividono tutti quanti. Non mi ricordo bene cosa sia successo. Non è vero, prima devono, tipo, entrano sott'acqua, vanno nell'oceano e riescono a parlare con gli uomini pesce. Gli uomini pesce che, a quanto pare, in quest'isola sono tutti odiati, tipo schiavismo con... è molto razzista. Cioè, inizia componente razzista della serie. Rubber si incazza tantissimo perché: me non me ne fotte un cazzo se il mio amico c'ha la coda, è viola, oppure viene dalla luna. Io vi sfondo il culo perché me l'avete fatto male. Quindi cosa fa? Fa incazzare i draghi celesti. Chi sono i draghi celesti? Sono gente importante del governo. Luffy: mi giusti i coglioni, io ti sfondo il culo uguale. Te arrivano tutti quanti a braccarli, scappano. E se non sbaglio ci stava anche tipo un ex membro della ciurma di Goldie Roger, mi è venuto in mente adesso, tipo quello con i capelli bianchi. Dice: voi siete bravi. Basta. Poi tornerà dopo, aiuterà. Va bene, un'altra cosa. Quindi arriva l'orso. Ah, tu sei il nostro amico. Non è vero, perché a quanto pare l'orso non è più orso. L'hanno tipo clonato. No, non è vero. Lui in quel momento era ancora in sé. Era ancora padrone delle sue azioni. Infatti decide di aiutarli mandandoli in diverse parti del mondo. No, non del mondo, dell'isola. Niente, succede che si separano tutti quanti. Luffy finisce nell'isola delle Amazzoni. Tutte fighe. E come se non bastasse, ci sta Boa Hancock. Stavolta, ecco, stavolta ho detto il nome giusto. Regina della Amazzoni, che si innamora perdutamente di un coglione, perché Luffy non l'avevo specificato. È scemo. Ma è scemo, secondo me c'è un ritardo. E quindi succede che dalle Amazzoni finisce in qualche modo a Impel Down. Ma comunque c'è il carcere, che è una roba. Ah, intanto tutti gli altri si stanno facendo le loro avventure personali per sviluppare il proprio personaggio e level appare in questa carcere, tipo Inferno di Dante, no? E ci stanno tutti i gironi e vai sempre più giù. E si scopre che c'era il fratello di Rubber lì incatenato, che lo vogliono ammazzare. Perché? Perché lui in realtà è il figlio di Goldie Roger, mamma mia. Quindi mi state dicendo che non è il vero fratello di Luffy? No, non è il vero fratello di Luffy. C'è tutto lo scontrone del carcere. Picchia fortissimo la guardia del carcere, che è questo qui con il veleno che fa sputa veleno a forma di drago. Veleno a forma di drago.
Sì, era veleno a forma di drago. E incontra un'amica del padre di Luffy. Perché, mica qui siamo cazzi. Ci sta Luffy, che a quanto pare è figlio di Dragon il rivoluzionario. Chi è Dragon? Un rivoluzionario, appunto. Molto famoso, molto ricercato. Quindi scappano tutti quanti. C'è una scena commovente con un ex nemico che poi è diventato amico, che è stato incarcerato. L'hanno rincontrato nel carcere e si sono aiutati per scappare. Però alla fine si sacrifica. Cappellino! Mi ricordo questa frase, non mi ricordo un cazzo della serie. Bellissimo. Vanno via verso nuove avventure. Che sono, quali sono le avventure? Sono cercare di salvare Ace, perché l'hanno condannata a morte. Ma prima c'è la stagione fatta come spiegone per il passato di Ace. Allora, in pratica Luffy c'ha due fratelli. Ace è un tipo biondo. Non sono fratelli di sangue, però a quanto pare... niente. C'è un'intera stagione dove loro sono piccolini e cercano di farti empatizzare tantissimo con i personaggi. Invece quella stagione Ace muore. La guerra proprio di quelle esagerate, che proprio, che cazzo succede? Perché ci stanno tutti i componenti del governo, quelli fortissimi esagerati, che si scontrano contro la ciurma di Barba Bianca, che nel frattempo era arrivata ad aiutare Ace, perché Ace è stato membro della ciurma di Barba Bianca. Chi è Barba Bianca? È uno di quelli tipo forti, talmente forte che prima di morire fa: dovete sapere che il One Piece, che è il nome del tesoro di Goldie Roger, esiste! Vuoi dirmi che in questi anni non abbiamo buttato nel cesso il tempo che potevamo dedicare ad altro e abbiamo fatto bene? Esiste? Sì, perfetto. Quindi ritorna l'era della pirateria proprio esagerata. Bello così, Ace muore, Barba Bianca muore, tutti muoiono, però arriva il rosso, Shanks, che mi sono reso conto adesso, non ne ho parlato, anche se era abbastanza importante. Chi è Shanks? Shanks o Shank? Vabbè, il rosso è quello che dà la... il frutto del diavolo a Luffy. Quando lui era piccolo, lui è più grande di Luffy. Perché? Perché Luffy era un cacacazza, piccolino, faceva: voglio fare pirata, voglio fare pirata, non mi rompe i coglioni. Cos'è questo? Non lo mangiare, lo mangia e si allunga. Questa è la storia delle origini, dei poteri di Luffy. A quanto pare il rosso è tipo fortissimo, è tipo uno dei quattro. Non lo so, è pieno di numeri questa serie, ci sono i tre, i quattro, le cose. È tipo, è forte. È forte, è molto forte. Però, no, niente, è forte. Dice: finiamola qua, dai, su, pace, non rompetemi i coglioni e via dalle palle. Lui da solo fa stare zitti tutti quanti, tutti quelli della marina, del governo, da solo fa: oh, avete fatto quello che volevate, è morto Ace, basta, non rompetemi i coglioni. Cazzo. Quindi che cosa succede? Rubber viene portato, viene salvato da uno dei tipi che stavano, da un nuovo amico, che è questo qui con i capelli, col cappellone panda, cioè la spada. Credo che diventerà molto amico nelle prossime stagioni, che io non ho mai visto. Ah, si viene salvato e dicono: non c'è più niente, è morto mio fratello. Non è vero che non c'è più niente. Ti ricordi come è iniziata questa stagione? No, già vedi gli amici, a cazzo è vero. Quindi manda un messaggio agli amici, non mi ricordo come, che fa: oh raga, non ci vediamo subito, aspettiamo. Mettiamo tipo 2 anni e via. E nel frattempo diventiamo fortissimi e noi spettatori facciamo: ah, volete fare il power up dei personaggi, furbacchioni. Questi anni passano, nuova stagione, e sono tutti grossi, ma grossi. Anche Nami è diventata molto più grossa. Parliamo un attimino delle tette dei ragazzi in One Piece. Non c'è una che non stia sotto la quinta. Niente, si riuniscono tutti quanti. La nomea intanto della ciurma di capello di paglia è diventata talmente importante che c'è gente che li simula. Sì, quindi si rincontrano tutti. Ah, Dio, che bello, ti voglio bene. E riniziano il viaggio. Prima tappa del viaggio è l'isola, è la capitale degli uomini pesci. Ancora? Perché aveva già incontrato gli uomini pesci. No, questa è effettivamente la capitale degli uomini pesci, dove ci stanno dei problemi. Ci sono sempre dei problemi. E ci sta Luffy che fa: sapete cosa? D'ora in poi, questa è tutta zona mia, e chi rompe il cazzo a sta gente faccio un buco di culo così. Possiamo dire a tutti gli effetti che Luffy si è diventato un mafioso, perché si prende le zone e poi le protegge. Oh, è un pirata, dice, non è buono, è un pirata, che cazzo. Quindi arrivano questi altri uomini pesce cattivi, lui sfonda, brucia il culo. E ci sta una regina sirena bellissima, gigante, ci hanno fatto un botto di entrare. Vittoria, sconfitta, vai via da un'altra parte. Qual è quest'altra parte? E io qui inizio a inventare. Se non sbaglio poi si riseparano, poi ci sta la saga di Sanji. Saga di Sanji, a quanto pare Sanji non è Sanji. Cioè, sì, è Sanji, ma c'è un altro nome, non è vero. Vabbè, è figlio di una famiglia molto importante, da cui è scappato perché erano dei cattivoni e lui non ce la faceva.
non è buono d'animo, non può stare con i cattivoni. A quanto pare c'è tipo una saga interamente dedicata al medioevo giapponese, dove sono tutti fighi vestiti con... avete capito? C'è lo scontrone epico con chi stavolta? Con questo tizio che c'ha le corde. Ah sì, c'è anche un bambino piccolino senza capelli che sta sempre in mezzo alle tette di Nami e Nico Robin, bastard. Poi ci sta la scena Chopper che si innamora di una renna MILF. Gira che ti rigira tutta la stanza. Luffy non ha veramente mangiato il frutto Gam Gam, ma era un frutto mitico, divino, come cazzo lo volete chiamare. E lui non è mai stato l'uomo di gomma, ma è stato l'uomo fulmine. Perché allora è gomma? Perché non conduce? E me lo facevi di legno allora. Quali saranno nuove avventure? Boh, non lo so. Se non sbaglio ci stanno gli giganti, gli elefanti, c'è la volontà della D che boh, non si sa. Poi a quanto pare il One Piece probabilmente è una grandissima cazzata. Mettete like, mi piace, condividete, fate quello che volete, poi ci vediamo al prossimo...